Eccoci a un nuovo appuntamento. Io sono Luigi Cassago e vi insegnerò come realizzare un piatto gourmet con gli ingredienti che Tigros ha preparato per noi. Seccoline prima orientali, pisellini finissimi, latte fresco, panna da montare, grana padano, pane grattugiato, erbe aromatiche e burro prima. Oggi vedremo come realizzare un cremoso al parmigiano con delle seppioline ripiene di piselli e panure aromatica. Come primo procedimento faremo la base per la besciamella. In una pentola andiamo a sciogliere del burro, aggiungiamo della farina, facciamo il roux, lo facciamo cuocere e aggiungiamo poi il latte. Il roux è una delle basi fondamentali della cucina, viene utilizzato per addensare fondi o salse come in questo caso la besciamella. Fattore fondamentale per un'ottima riuscita del roux è che cuocia correttamente, perché se non lo facciamo cuocere abbondantemente saprà troppo di farina e rovinerà la nostra salsa. Il segreto per un'ottima riuscita è quello che il roux sia bello morbido e il latte sia bello caldo. L'unione di questi due fattori farà sì che la besciamella risulti bella liscia e senza grumi. Una volta fatta la besciamella, la andiamo a togliere dal fuoco e aggiungiamo dentro il parmigiano grattugiato. Fuori dal fuoco, perché sennò il parmigiano tenderà a compattarsi e a diventare un blocco unico. La consistenza che vogliamo ottenere deve essere liscia ma abbastanza elastica e collosa. Il secondo procedimento consiste nel preparare la panure aromatica, panure quindi del pan grattato con degli aromi. Andiamo a sminuzzare del timo e del rosmarino, aggiungiamo un po' di sale, un po' di olio e del pan grattato. Mentre cuociono i piselli, andiamo a creare una consistenza morbida e spumosa del nostro cremoso al parmigiano. Montiamo un po' di panna. Una volta scongelate le nostre seppie, le andiamo a pulire. Andiamo a eliminare le alette laterali che ci sono, perché durante la cottura tendono a rimanere molto gommose e dure. Ora lo andiamo a riempire delicatamente. Una volta farcite completamente tutte le seppioline, le andiamo a infornare a 180 gradi grill per circa una decina di minuti. Ricapitolando, il cremoso al parmigiano è pronto, le seppioline sono pronte, impiattiamo.